Eccoci, ciao Luis, il nostro maestro di tango argentino, eh. E come stai? Sto bene, Angelo, una Ottimo. vita che non ci vedevo. È vero. Sei Luis, no? E siccome ci prepari tutte le volte delle cose nuove, delle belle iniziative molto curiose e di grande soddisfazione, no? Per questa occasione, che cosa hai preparato di bello? Dunque, per questa occasione sono molto contento, anzi emozionato, perché è una cosa che perseguo da tanto, tanti, tanti anni in realtà. Saranno 25 o 30 anni che è una cosa che voglio fare, che sarebbe quella di radunare un gruppo di persone che si dedicano all'insegnamento di danza. Non parliamo che tipo di danza, direi che sia questa tango, salsa, danza classica. Tutto quello che riguarda il movimento con il corpo. Dobbiamo analizzare e studiare e valutare le tecniche di insegnamento. Ci sono tecniche per danzare, che è una cosa, e ci sono le tecniche per insegnare, che è un'altra cosa. Il fatto che io sia bravo, bravino o bravissimo per ballare non vuol dire che automaticamente so insegnare. E questa è una cosa che sicuramente desidero affrontare. Questo sicuramente cercherò di coinvolgere alcuni colleghi che conosco nel mondo del ballo, tanto della salsa e del tango, magari anche del folklore, e radunare una ventina di persone per affrontare questa esperienza. Sicuramente per chi partecipa a questo evento ne terrà delle esperienze, acquisirà delle tecniche che sono convinto non dimenticherà mai. Bellissimo. Parlaci a fondo di questo progetto, direi sperimentale, no? Nel senso Sì. che qual è l'intenzione, cioè il risultato che vuoi raggiungere, cosa vuoi dare a questi maestri? Allora, qui bisogna valutare tante cose, ossia mettere in gioco tante cose. Come mi pongo di fronte a una persona che vuole imparare a ballare, come mi pongo a due persone, a cinque, a dieci o a venti. Le tecniche che si applicano per insegnare non saranno mai le stesse. Quando io di fronte a un solo allievo, cinque allievi o venti allievi, le tecniche sono completamente diverse. Devo valutare o attrezzarmi con i mezzi che mi servono per poter insegnare, sia questo di uno specchio, sia questo di una musica ben distribuita, eccetera. E poi come spiegare? Perché bisogna saper spiegare alla persona che viene interessata a ballare. Purtroppo ho visto dei brutti esempi di persone che arrivano a un corso molto entusiaste, molto contenti di voler ballare e dopo la prima lezione non tornano più. Ovviamente ci sono tante condizioni per le quali la persona non torna più, perché forse veniva incuriosito, perché forse accompagnava l'amorosa, perché forse sì, era interessato, ma non era quello che cercava. Quindi ci sono tante cose che possono incidere. Una persona che partecipa a questo evento sicuramente ne terrà una bella esperienza e come dicevo prima, di tutto quello che si parlerà, di tutto quello che faremo, queste tecniche lui non le dimenticherà, di questo ne sono convinto. E come è nata questa idea, Luis? Cioè, che cosa ti ha portato finalmente a esprimerla, a proporla? Allora, ti dicevo che sono più di 25 anni che sono con questa idea che sto macinando. Io ho partecipato come allievo a diversi corsi organizzati e svolti dall'Università di Milano, quando lavoravo a Milano. E le persone che affrontavano questi corsi, i responsabili, chi esponeva questo corso, i docenti, erano molto bravi tecnicamente con il corso alla quale noi eravamo andati, ma non comunicavano con gli allievi. Cioè, io ero un allievo, ma loro non comunicavano, non sapevano trasmettere la loro tecnica. Quando facevo tecniche dirette, loro rispondevano al mio bisogno, ma il gruppo non sapevano gestirlo, il gruppo le portava a spasso a destra e a sinistra. E per quello che dicevo, la tecnica di comunicazione sono molto importante per una persona che si dedica all'insegnamento. Quindi ho trovato persone tecnicamente preparate a insegnarti un qualcosa, ma che tecnicamente è scarsi o nulli nella comunicazione di come trasmettere questa conoscenza. Sono
Sono due tecniche completamente diverse. Sulla comunicazione, certo. Senti, ma questo progetto come si svilupperà? Cioè, io come maestro, no, vengo da te, che cosa mi aspetto in questo stage che tu mi proponi? Certo, se tu come maestro partecipi al nostro evento, sicuramente devi metterti in gioco, devi mettere a disposizione del gruppo, perché tutti insieme faremo una sincronia di gruppo nella quale ci mettiamo in gioco e dobbiamo insieme cominciare a valutare e a vedere dal vivo come che si svolge una lezione, accettare i nostri errori, perché nessuno è una macchina e un computer che non sbaglia mai. Tutti, io, nonostante gli anni di esperienza che ho, sicuramente qualche errore commetto in ogni lezione. E giustamente quando me ne accorgo di questo errore, la prossima volta non lo farò più. Quindi è una cosa che dobbiamo valutarci tutti. I nostri colleghi, i miei colleghi sicuramente che verranno, devono essere disponibili a questo, a partecipare a questo evento e a mettersi in gioco. A mettersi in gioco, ah, bello, mi piace. E questo stage è gratuito, propone delle condizioni particolari? Allora, questo stage, sì, si può dire che praticamente è gratuito. È un stage che avrà una durata di 6 ore circa, sarà svolto la domenica 30 di ottobre, lo faremo nel bellissimo hotel Villa Rosa Hotel di Desenzano del Garda. Dicevo, durerà 6 ore, le prime 3 ore, poi la pausa pranzo. Pranzo non è offerto da noi, ognuno si deve pagare pranzo, il pranzo costa 30 euro, quindi lo stage avrà il costo di 30 euro, quello che ci costa il pranzo. E l'hotel gentilmente ci ha ceduto le loro installazioni perché sono attrezzate per questo tipo di seminario e quindi avremo tutte le comodità che ci servono per poter svolgere questo evento. Ne approfitto l'occasione per ringraziare la signora Emanuela Begnoni che gentilmente ci ha ceduto il suo hotel, la sua sala conferenze per organizzare questo evento. Ci sarà anche Monica Vega, una collega che sarà qua in Italia, e ci sarà anche lei a partecipare, a portare la sua esperienza con questo nostro evento. Benissimo. Quindi l'evento ci costa 30 euro, pranzo compreso, e dà durata di 6 ore. Bello, bello, poi è una location fantastica, sì, perfetto. Fantastica, sì. E allora, dici, ripeti il programma, come si sviluppa. Allora, il giorno, l'ora e come ci incontreremo e che cosa faremo per racchiudere ciò che... Ci troveremo, vi aspettiamo domenica 30 sì. di ottobre, dalle ore 10:30, per 6 ore di seminario sì. intensivo su tecniche e metodo di comunicazione per insegnare. Il costo sarà 30 euro, pranzo compreso, e basta. Fantastico, bellissimo. Grazie Luis, e grazie anche a voi amici e amiche ascoltatrici, e un abbraccio, a presto. A presto, grazie.